importantissimo che viene da Lecce e si chiama Diego De Lorenzis, Commissione Trasporti e Telecomunicazioni. Eccolo qua. Allora, ce l'abbiamo... Sì, mi sentite? Ce l'abbiamo fatta. Questo tour si chiama Non ci fermate, non ci ha fermato la pioggia, non ci fermano questi primi... questi disguidi. Noi andiamo sempre avanti a difendere i diritti dei cittadini. Questo tour si chiama Non ci fermate perché ci sono stati 26 cittadini che voi avete eletto in Parlamento, che la Presidente, noi non la chiamiamo più Presidente, la chiamiamo Preside, la Preside Boldrini ha deciso di sospendere. E perché ci ha sospeso? Ci ha sospeso per un motivo molto semplice, perché abbiamo cercato di difendere la Costituzione. Lei cosa ha fatto? Ha cercato in qualche modo di usarci violenza, di usare violenza non soltanto alle opposizioni, ma di usare violenza nei confronti dei cittadini. Noi per un anno abbiamo studiato, abbiamo letto, abbiamo approfondito, e questo è il regolamento. È il regolamento della Camera, che è stampato insieme alla Costituzione, perché sono due cose che vanno di pari passo. E la Preside Boldrini vi ha preso tutti in giro, perché ha applicato un regolamento che non esiste. Non esiste la tagliola, ha applicato un modo per tacitare le opposizioni. E perché ha voluto tacitare la nostra voce, che è la vostra voce? Ha voluto fare perché si faceva un regalo di 7 miliardi e mezzo alle banche. Solitamente i decreti sono fatti sempre così, noi l'abbiamo visto in quest'anno. Sono una montagna di letame per i cittadini che corrisponde sempre a una montagna di oro per qualcun altro. E noi abbiamo provato a difendere e a informare i cittadini di quello che accade in Parlamento in quest'anno. Abbiamo fatto questi gesti eversivi, questi gesti eclatanti. E in realtà quali sono questi gesti eclatanti? Cercare di fermare i lavori dell'Aula per 5 minuti esponendo magari dei cartelli in modo che le televisioni che riprendono i lavori d'aula potessero informare i cittadini di quello che succedeva all'interno. E l'abbiamo fatto anche con l'articolo 138 della Costituzione. Abbiamo sostanzialmente continuato a difendere la Costituzione, quindi i diritti che sono garantiti ai cittadini italiani dalla Costituzione nei confronti di questa classe di partiti. Qualcuno di voi ci ha sempre detto in qualche agorà: ma come mai non fate l'alleanza con il Partito Democratico? Mai, perché? Mai. Qualcuno però il dubbio ce l'ha. Qualcuno il dubbio ce l'ha, io lo so, ogni tanto qualcuno alza la mano e dice: ma non avete fatto parlare Renzi? Allora io vi dico le cose che voi ancora non sapete. Quando noi siamo andati dal presidente Napolitano, Vito Crimi e Roberta Lombardi hanno chiesto al presidente Napolitano se c'era la possibilità di dare un incarico a una persona non eletta che fosse fuori da questo Parlamento per fare il programma 5 Stelle, il reddito di cittadinanza, una legge sul conflitto di interessi, una legge elettorale che ripristinasse le preferenze, che non permettesse i condannati in Parlamento. Questo era il programma 5 Stelle. E Napolitano, altro garante, che dovrebbe essere garante e non lo è, un giocatore come la Preside Boldrini, cosa fa? Dice: no, io non vi posso dare l'incarico perché siamo usciti da un governo tecnico e siamo appena passati da elezioni. Allora io mi chiedo: come mai ha dato l'incarico a Renzi, che non è stato eletto e non era in Parlamento? E allora qualcuno ci domanda: ma voi fate quelli puri che dovevano prendere il 51%? Sbagliato anche questo, è un'informazione che alcuni di voi non hanno. Ci sono state nella storia della Repubblica in 60 anni dei governi che si sono formati con forze politiche che hanno preso alle elezioni il 12%, e il Partito Democratico oggi non ha il 51%, quindi anche questa è una fesseria. Bisogna semplicemente ribaltare questo modo di ragionare. Negli altri paesi europei, dove le opposizioni funzionano, le opposizioni contribuiscono a fare delle leggi giuste, delle leggi originali per i cittadini, delle leggi che fanno bene gli interessi dei cittadini. E questo noi facciamo in Parlamento. Qualcuno dice: voi siete all'opposizione, non fate niente, non riuscite a fare niente. Allora io sono in Commissione Poste, Trasporti e Telecomunicazioni e vi dico quello che abbiamo fatto. C'è stato un decreto che in qualche modo è stato
modificato aggiungendo una parte. Questa parte era la parte delle sanzioni amministrative per il codice della strada, le multe. Chi di voi ha ricevuto una multa negli ultimi mesi sa che pagandola 5 giorni, in 5 giorni ha uno sconto del 20%. Doveva essere del 20%, è diventata del 30% perché il governo si è voluto intestare questo merito. Però noi abbiamo detto, va bene, è una misura condivisibile per i cittadini, l'abbiamo votata, era una proposta del PD. Non abbiamo preclusioni di sorta su chi come dire, propone queste cose. L'abbiamo sempre fatto e abbiamo aggiunto però dei miglioramenti. Abbiamo detto, va bene, però se uno guida in stato di ebbrezza non può avere uno sconto su questa pena. Se un autotrasportatore non rispetta le pause di riposo, non può un'azienda di trasporto essere favorita perché fa concorrenza sleale alle altre. E queste cose ormai sono legge, ma ne abbiamo fatte tante altre. Le altre ve le racconteranno anche meglio i miei colleghi. Io continuo a raccontarvi quello che facciamo noi in commissione, che faccio io in commissione trasporti, perché è giusto anche rendere conto di quello che facciamo. Ve l'avevamo promesso in campagna elettorale che avremmo reso conto a prescindere dal fatto che ci siano delle elezioni. Abbiamo continuato a venire in piazza durante tutto l'anno per fare quello che abbiamo sempre fatto, dei banchetti per informare i cittadini, e oggi li informiamo del nostro lavoro di parlamentari. Allora, questa politica deve anche cambiare alcune cose, per esempio le autorità portuali. Io sono in commissione trasporti, sì, e l'autorità portuale, il presidente, è nominato dai politici perché è una terna, è una persona scelta da una terna, e la terna allora, è proposta dalla Camera di Commercio, dalla Regione e dal Comune, e sono cariche che prendono all'anno 250.000 euro per gestire all'anno una cifra come mezzo miliardo di risorse per l'autorità portuale. Allora, io non riesco a capire come mai non si può fare un concorso pubblico per una carica così. È una carica pubblica, perché non facciamo un concorso pubblico? E ancora, in commissione trasporti adesso si è parlato da poco di interporti, sono queste piattaforme logistiche che dovrebbero spostare le merci da una modalità di trasporto ad un'altra, dalla nave alla ferrovia, dalla ferrovia all'autostrada. Allora, gli interporti sono una cosa anche importante per la logistica nazionale. Allora abbiamo chiesto alla proponente di questa legge quali fossero i motivi per cui era stata proposta questa legge. Questa legge che cosa faceva? Fissava quali erano i criteri per gli interporti, che cosa può essere definito interporto, usando dei criteri diversi da quelli che promette l'Unione Europea. Allora, dice, la funzionalità di questa legge è limitare il proliferare degli interporti perché altrimenti ogni comune si fa il suo. Giusto, dreni risorse pubbliche, è vero, allora è utile. Allora io mi sono chiesto, ma negli ultimi 10 anni quanti interporti nuovi sono nati se li vogliamo limitare? E l'ho chiesto a chi proponeva questa legge, mi ha risposto non lo so. Allora è una legge fatta dagli interporti, che sono delle società private, che mettono delle barriere in modo che non ci possano essere altri interporti che fanno concorrenza. Questi sono i politici che oggi propongono le leggi in Parlamento, propongono le leggi che non sono frutto loro, ma sono frutto di interessi economici che sono fuori dal Parlamento, che non rispettano quelli dei cittadini. E oggi abbiamo una logistica nazionale che fa schifo, lo sapete benissimo. Ci sono i grandi importatori ed esportatori che scambiano merce con la Cina, con l'India, che quando arrivano nel Mediterraneo tramite il canale di Suez, allora non fanno più uno scalo merci a Gioia Tauro, a Salerno, a Taranto, fanno 3 giorni e 3 notti di navigazione in più perché arrivano al porto di Rotterdam, perché quando arrivi al porto di Rotterdam i container dalle navi passano ai treni e con lo stesso prezzo riescono a trasportare il 20% dei container in più, perché tu invece arrivi in Italia e li devi mettere su gomma e paghi le accise sul carburante e poi paghi le concessioni autostradali dei Benetton, e allora è una logistica che non funziona. E queste persone non hanno intenzione di cambiare questo tipo di sistema, perché sono i Benetton, i Gavio, gli Gresti, sono sempre loro che finanziano le campagne elettorali di questi partiti. E quindi come fanno loro a dire abbassiamo il pedaggio autostradale?
come fanno se sono loro che finanziano le campagne elettorali delle segreterie dei partiti? Ve ne dico un'altra, poi chiudo, passo la parola ai miei colleghi. Qualcuno di voi magari lavora in Poste o ha un parente che lavora in Poste. Oggi Poste Italiane è detenuta al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il vecchio tesoro. È un'azienda pubblica, la più grande azienda pubblica. Perché è rimasta l'unica più grande azienda pubblica italiana? Perché le altre l'hanno già svendute all'Italia, Telecom. Sono dei precedenti importanti. Allora oggi che cosa fa il Partito Democratico in commissione alla Camera? Fa quello che ha già promesso il governo Letta, che è lo stesso che ha promesso il governo Monti, e cioè svendere il patrimonio pubblico, perché stanno vendendo il 40% di Poste, stanno vendendo il 49% di ENAV, e poi passeranno a Fincantieri, e poi passeranno alle vostre municipalizzate che nel 2011 abbiamo detto che devono essere pubbliche, perché sono i servizi locali di interesse dei cittadini che non devono essere privatizzati. Allora qual è la direzione che stanno tracciando? Quella della Grecia. Ci dicono che devono svendere questo patrimonio comune perché devono recuperare soldi per il debito pubblico. Allora il debito pubblico è di 2.100 miliardi e paghiamo 100 miliardi di interesse all'anno. Allora come faccio io a vendere il 40% di Poste Italiane per prendere 6-7 miliardi da mettere nel debito pubblico? È come dire datemi 6-7 euro che è un debito con la banca di 2.100 euro. Lo capisce un bambino che non serve a niente questo. Allora noi dobbiamo vincere le europee, perché se c'è un debito pubblico è giusto in parte pagarlo, perché lo abbiamo con qualcuno, ma noi questo debito pubblico una parte lo dobbiamo rinegoziare, dobbiamo andare in Europa, io vorrei un primo ministro, io vorrei un primo ministro che venisse in Parlamento a dirmi qual è la strategia per i prossimi 20 anni, dico andiamo in Europa, rinegoziamo il debito pubblico e una parte lo ripudiamo perché è dovuta alla speculazione fatta dalle agenzie di rating, per esempio. E quello che rimane lo paghiamo, ma lo paghiamo dopo aver dato i servizi ai cittadini, la sanità, i tribunali, le scuole, le strade. Oggi se voi vi stanno portando via i vostri diritti, i nostri diritti, se voi oggi fate una causa, l'iscrizione al ruolo, l'iscrizione per un ricorso al tribunale vi costa 3 volte quello che vi costava qualche mese fa. Quindi se oggi anziché spendere 100 euro spendete 300 euro per fare un ricorso, forse ci pensate, rinunciate a un vostro diritto e non ve ne state rendendo conto. Allora quando qualcuno mi dice perché non vi siete seduti a parlare con Renzi, perché lui è l'ultimo della banda, ci hanno svaligiato la casa e ce l'hanno anche venduta a nostra insaputa, è questo quello che è accaduto. Lascio la parola ai colleghi.